Era partito da Lecce sabato sera alle 23 ed era diretto a Roma Tiburtina con arrivo previsto alle 7. Il pullman della Flixbus che all'alba di ieri è rimasto coinvolto nell'incidente lungo la 16 nel tratto Napoli-Canosa. Nel terribile sinistro all'altezza del comune di Valle Saccarda una persona ha perso la vita ed altre 24 sono rimaste ferite. Erano passate da poco le 3:30 quando l'autista del bus sul quale viaggiavano 38 persone si è trovato improvvisamente di fronte a tre vetture che precedente si erano tamponate provocando una vittima. L'autista ha cercato di non finire contro le vetture incidentate. Nella manovra ha sfondato il guardrail ed il bus è finito in un terrapieno fermandosi contro alcuni alberi che hanno praticamente retto il mezzo che non è precipitato in fondo alla scarpata. A bordo del Flixbus studenti, lavoratori ed anche alcuni turisti. Al momento dell'incidente la maggior parte dei passeggeri dormiva. La ricostruzione dell'incidente, sulla quale ormai pare non ci siano più dubbi, è stata affidata alla polizia stradale e la magistratura ha aperto un'inchiesta. Sono stati ascoltati i viaggiatori, ovviamente l'autista del mezzo che, come ha spiegato il suo avvocato Guerino Gazzella, è risultato negativo ai test alcolemico e droga. L'uomo alla guida del bus, come detto, ha tentato una manovra disperata per non finire contro le vetture che precedevano il pullman e che si erano tamponate tra loro. La virata a sinistra ha provocato l'impatto contro il dispositivo di sicurezza e la conseguente uscita di strada del bus. Dei 38 passeggeri a riportare le conseguenze più gravi è stato il secondo autista, le cui condizioni per fortuna non lo mettono in pericolo di vita.